E a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Anche se sinceramente ragazzi non so quanto manchi alla fine. Forse mancherà un altro al massimo episodio per finirlo. Eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa alla fine siamo riusciti quindi a conquistare ragazzi la base che ci serviva per avere un punto di appoggio dove raccogliere anche tutti i nostri alleati. Assieme a Yuna siamo riusciti ad andare a vedere da lontano ragazzi ovviamente il porto dove si è rifugiato il Kotun Khan con il suo esercito per partire alla volta del Giappone. Ovviamente questo dovremo cercare di impedirlo ragazzi perché ha veramente tanti barili pieni di strozzalupo per ovviamente utilizzarlo contro il Giappone stesso ragazzi per la conquista del Giappone. Questo ovviamente non possiamo permetterlo, quindi stiamo ultimando il piano per poter appunto attaccare finalmente il Kotun Khan. Avremo dalla nostra probabilmente una tempesta che dovrà aiutarci in qualche modo a distrarre l'esercito nemico e alla fine dei conti ragazzi Jin si è convinto che ci serve l'aiuto anche di altri guerrieri e quindi ha deciso di scrivere a suo zio e quindi il nostro compito attualmente è quello di lasciare il nostro messaggio nelle stanze di Lord Shimura. E quindi eccoci qua ragazzi, l'ultima volta ci eravamo salutati qui, dobbiamo cercare appunto di infiltrarci nelle stanze di Lord Shimura e dobbiamo cercare ragazzi di non toccare nessuna delle persone che sono all'interno del castello proprio per evitare comunque di aggravare la nostra posizione. Quindi infiltriamoci ragazzi, stiamo nascosti, le stanze di Lord Shimura saranno da questa parte, quindi vediamo di iniziare ad avanzare. Non so quanto effettivamente sarà difficile riuscire. Oddio. Pessimo, terribile. Veramente terribile, ragazzi. Per un soffio non mi ha completamente individuato. Quindi cerchiamo di restare nascosti e vediamo un attimino. Cioè, io penso di dover andare da questa parte. Il problema, ragazzi, è che non c'è neanche erba alta per poterci nascondere. Quindi dobbiamo utilizzare le varie cose che troveremo ragazzi sul nostro cammino. Questo qua farà il giro dall'altra parte, suppongo. Le stanze mi dice che sono da questa parte, però immagino quindi di dover fare tutto quel giro lungo. Oh caspiterina. Quindi andiamo di qua ragazzi. Oh shit. Stiamo attenti perché le guardie... Oddio no, le guardie stanno arrivando da questa parte. Sono nella cacca ragazzi, nella cacca. Porcaccia miseriaccia, ma mo arriverà anche l'altro tizio. Che giro faranno questi qua? Bella domanda. Stanno guardando giù nell'acqua se c'è qualcosa. Potrei anche buttarmi nell'acqua in effetti, adesso che ci faccio caso ragazzi. Restiamo nascosti. Qua c'è dell'erba alta. L'hanno messa qua sotto dove praticamente non mi serve una mazza. Vabbè, avrei potuto appunto attraversare così facilmente ragazzi da questa parte. Quindi vediamo di arrampicarci di qua. Abbiamo altri ripari. Raccogliamo questo lino. Immagino di dover attraversare il ponte ragazzi. Quindi andiamo di qua. Vediamo un attimino. Oddio. C'è troppa gente in giro. Posso andare di qua? Ci sono le provvistine. Allora, proviamo ad andare di qua. Oh shit. Qua c'è questo tizio. Non credo di poter passare di qua ragazzi. Vediamo un attimino se riusciamo a passare senza... No, ci sta anche un tizio qua sotto ragazzi. È praticamente impossibile passare senza essere visti. Aiuto. Spero che sia il tipo che era là sotto. Proviamo a passare adesso ragazzi. Sì, se n'è andato. Vediamo se di qua è possibile passare senza essere visti. Che immagino per fare tutto questo giro. Spero di essere sulla strada giusta ragazzi. Quanta bella gente che c'è di qua. Tanta bella gente. La vedo male ragazzi. Io non so se ho sbagliato strada o che, ma mi posso arrampicare da qualche parte? Scusa, sono uscito. Ah, posso salire. No, voi non avete visto assolutamente nulla, vero? Assolutamente. Io credo di dover andare di qua ragazzi. Spero. Per
la miseria. Raga, passare senza mettere le mani addosso a qualcuno non è affatto semplice. Ok, proviamo ad avanzare adesso. Spero davvero che nessuno si accorga di noi, ragazzi. Raccogliamo queste provviste, questo bambù, e entriamo qua dentro. Ok, stiamo un attimo fermi. Qua dentro sembra non esserci nessuno, ragazzi. E io spero di stare andando nella direzione giusta, sinceramente, perché non ho ben capito da che parte devo andare, in effetti. Sicuramente è il giro più lungo del mondo, ragazzi. Quindi aspettiamo che questo tizio si sposti e poi passeremo da fuori. A questo punto non so se il tizio si sposterà. Eppure ha camminato fino a qui. Maledizione, vabbè, provo ad andare, ragazzi. Difficile, difficile, difficile fare tutto ciò. È così complicato, ragazzi. Ok, io vado, io vado. Ok, la direzione dovrebbe essere giusta, ma... quanto distano ancora effettivamente le stanze di mio zio accidentaccio? Lino, qua dentro c'è qualcuno, ragazzi. E questo potrebbe essere un grosso problema. C'è pure qualcuno che dorme. Posso provare a passare fuori? No. Ma posso provare a fare una follia? Posso provare a salire sul tetto senza che nessuno se ne accorga? Sì, posso. Adoro. Così, ragazzi, ho la possibilità di passare un po' più inosservato. Immagino. Aspetterò che la guardia finisca i controlli. Ah, mi posso infilare nel carretto, questo mi state dicendo, davvero? Ok, sarebbe, ragazzi, il modo più sicuro per riuscire ad entrare, anche perché passare attraverso quelle porte potrebbe essere estremamente difficile. Quindi proviamo a nasconderci, ragazzi. Ho raccolto Lino. Sì! Meno male, ragazzi. Ci danno un passaggio a gratis. E vai. Si va? Grazie, mio signore. Si va, grazie a voi. Vada, però. Okay. Perché tanti controlli? Lord Shimura fa bene a essere cauto. I mongoli sono riusciti a portare i cappelli da loro. È difficile fidarsi. Ma noi siamo mercanti, non guerrieri. Ricordi il vecchio Arata, il mercante di seta? Pare abbia usato il veleno dello spettro su Lady. Era la sua unica rivale in affari. Ora è un cadavere come fatto. Assanguinato dalla bocca per il veleno. Ecco perché controllano il carro. Chissà cosa potremmo trasportare. Non minaccerei mai Lord Shimura. Neanch'io. Ma le cose stanno così adesso. Fin dove ci porteranno, secondo voi, ragazzi? Vabbè. Fino a dove ci porta il carro, ragazzi? Noi andremo. Suppongo che ci avviciniamo il più possibile alle stanze di nostro zio. Si fermerà qui il carro, immagino. Immagino proprio di sì. Benissimo. Voi andate via? Lasciate qui il carro, vero? Fantastico. Le stanze di mio zio suppongo che siano tipo là dentro, ragazzi. Ok, perfetto. Devo entrare nel torrione e lasciargli il mio messaggio. Ok, quello è il torrione, immagino, quindi... vediamo un attimino come fare. Di nuovo non sarà semplice, ragazzi, perché è pieno, 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 pieno di gente. Devo ricordarmi che ovviamente ho dalla mia anche i campanellini, se voglio evitare di accoppare gente a caso, posso usare i campanellini. Quindi userò il campanellino per attirarlo qua. Ecco. Oh, cavolacci. Ecco, si è girato da questa parte adesso. Volevo che si girasse dall'altra parte, sinceramente, ma si è mosso giusto nell'istante in cui ho lanciato il campanellino, ragazzi. Vai, vai, vai. Girati, girati. Vai, vai, vai. Dove stavi andando? Vai. Ok. Di là c'è già qualcuno, ragazzi. Oddio, che strizza. Che strizza. Che strizza. Per la miseria. Questi si muoveranno, secondo voi? Ok, si è mosso. Proviamo ad andare avanti. Oddio. Ehi, oddio, che ansia di tutto. No, 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 no. Nessuno di voi ha visto niente. Io vado, vado. Oddio, ragazzi. Non è possibile fare missioni così. Non è possibile, non è accettabile. Non è niente, cioè...
È una cosa terrificante questa per me, va bene? Questa è una missione, ragazzi, totalmente stealth, che quindi mi manda parecchio in crisi, se devo dirla tutta. Quindi aspettiamo che questo tizio se ne vada. Andiamo avanti. Qua che cosa c'è? Del lino, perfetto. Qua ci sono le provvistine. E devo entrare lì? Ah, è qua, ragazzi, sono qua le stanze. Ok, posso passare sperando di non essere vista, ma la vedo male, ragazzi. La vedo proprio male, 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 male. Sto tizio si deve girare, ragazzi, per forza di cose si deve voltare. Quindi vai di là, per favore, spostati. Ecco, fatto, andate, voi andate, io prendo le provviste, intanto procedo, D'accordo, per voi va bene? Ok, allora, erba alta, un po' di respiro. Ora, come cavolo arrivo lassù? Qua c'è della gente? Sì. Ma come cacchio salgo qua, ragazzi? Cioè, adesso la domanda sorge spontanea. No, raga, vabbè. Cioè, ero davanti a lui, Ero davanti a lui. Come ha fatto a non dare l'allarme? Sì, ma io adesso come salgo lassù? Accidenti. Cioè, mi hanno fatto fare questo giro, ma probabilmente forse non avrei dovuto arrivare fin qui. Non lo so, proviamo a rientrare, ragazzi. Ah, ok, qua posso salire. Vediamo un attimo. Magari salendo, cioè andando di sopra, posso raggiungere l'altro palazzo in qualche modo, non lo so, Provvistine, qua c'è qualcuno, sembrerebbe di no. Però lì il palazzo è strapieno di guardie, ragazzi. Ovviamente più in alto di così non posso salire, ma da qua non c'è modo di arrivare laggiù, ragazzi. Forse avrei dovuto fare un altro giro. Devo entrare in quel palazzo lì. Quindi devo tornare indietro e avvicinarmi lì, ragazzi. Che il cielo me la mandi buona. A few moments later. Allora, ragazzi, ho trovato questa impalcatura. Sono tornata appena indietro da qui. E giusto mi si presenta questa impalcatura. Io spero davvero che... Ok, è questo l'accesso. Ma qua è pieno di gente. Come mi nascondo? Sì, non deve vedermi. È lui, eccolo. Quello doveva essere il nostro discorso. Dannazione, Jane. Ok, sta andando di sopra. Vedete, ragazzi, secondo me lo zio ci sta male. Ci sta male, punto. Quindi saliamo e vediamo un attimino cosa succede adesso. Intanto... I mongoli si sono macchiati di crimini atroci. Ed è nostro dovere impedire che minaccino le terre dello Shogun. Ho saputo che ora il Khan usa lo stesso veleno di Lord Sakai. Non fare quel nome in mia presenza. Perdonatemi, signore. Grazie a lui, i banditi ora usano il veleno per uccidere la nostra gente. Lo spettro ha scatenato l'inferno su quest'isola. Non ci sfuggirà. Occhi aperti al campo e segnalate ogni evento sospetto. Certo, Lord Shimura. Farò il primo turno di guardia. Forse, cioè, non vuole dare a vedere ovviamente di starci male, ma... Cioè, chi era? Cioè, comunque, ragazzi, parole dure, Parole aspre. Non fare quel nome... I suoi sono all'ultimo piano. Devo salire adesso. Non fare quel nome in mia presenza, cioè... Parole aspre, ragazzi, oddio. Benissimo, raccogliamo. Io quante provviste. Mamma mia, cioè è proprio incavolato, ragazzi. È proprio incavolato. Non lo so quanto accoglierà il nostro messaggio, sinceramente. Ho sbaragliato i mongoli a Passo Granito e al Tempio di Jogaku. Crediamo sia opera di l'orsa... dello spettro. Cosa volete fare? Ci occuperemo dello spettro una volta sconfitti i mongoli. Lo Shogun è stato chiaro. Sono consapevole. Mongoli e Khan restano la priorità assoluta. Certo, Lord Shimura. Avete scoperto l'ubicazione del Khan? Le spie inviate a nord sono sparite, forse catturate o uccise. Mostrami la zona che si lanciavano. Seguiremo le loro tracce e vedremo dopo. Ragazzi, quindi lo Shogun ha dato ordine, ovviamente... Questo qua è morto, oh madonna. Ha dato ordine che io venga ammazzato, a quanto pare. Cioè, catturato e ammazzato. Qua c'è una scala, ragazzi, che porta di sopra.
Saliamo, gli appartamenti, cioè le stanze di nostro zio dovrebbero essere qua. Proviamo a vedere se c'è un'apertura da questa parte, ragazzi. Scendiamo senza precipitare di sotto. Qua no, è tutto chiuso. Anche qua è tutto chiuso, ragazzi. Allora, vediamo se da qua sopra c'è un modo per accedere. Probabilmente sì. Magari c'è un modo per scendere. Potenziamento tanto sakai disponibile. Ottimo, perfetto. Cavolo, questa non me l'aspettavo proprio. Ho preso acciaio, provvistine. Ma le stanze di mio zio dove cacchio sono? Ah, ci devo siamo, ragazzi. Il messaggio dove può vederlo. Ci siamo. È qui. Guardie! Zio, perdonami per non essere lì di persona. La flotta del Khan è radunata al porto di Izumi. Le sue navi hanno veleno sufficiente per conquistare il Giappone. Ma la prossima tempesta costringerà la flotta a rifugiarsi nella baia. È allora che attaccheremo i mongoli e affonderemo le navi. Ti chiedo di unirti a me. Spero potremo rivederci dopo la morte del Khan. Se non come padre e figlio, come guerrieri, su strade diverse. Qualunque cosa credi sia diventato, ti resterò sempre fedele. Oh. Perfetto. Mettiti in contatto con Lord Shimura per coordinare l'attacco. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, abbiamo recapitato il nostro messaggio. Acquisiamo un altro punto tecnica. E quindi adesso, suppongo, non ci resta che tornare alla nostra base. Un cielo blu eterno, la tempesta si avvicina, è ora di ultimare i preparativi per colpire il Khotun Khan. Non so se sopravviveremo e non so se Lord Shimura verrà in nostro aiuto, ma non posso più tornare indietro. Yuna dovrebbe essere con gli altri al tempio di Jogaku, devo parlare con lei prima dell'ultima battaglia. Ok, quindi dobbiamo ovviamente tornare a Jogaku, ragazzi. Abbiamo appena lasciato appunto il castello Shimura. Vedremo che cosa succederà, se il nostro zio deciderà di darci una mano in un modo o nell'altro. Io mi chiedo, avrà apprezzato il messaggio? Ishikawa, salve. Allora, possiamo potenziare il tanto, quindi io direi di cercare lo spadaio. Ecco qua lo spadaio, ragazzi, perfetto. Possiamo potenziare appunto il tanto. Porta a livello massimo la velocità e la furtività per quanto riguarda l'assassino, ragazzi, silenzioso dei nemici. La finitura vi piacerà. Perfetto. Ok, fantastico. Grazie mille, amico. Intanto, ragazzi, visto che ci siamo, direi di comprare qualcosa per utilizzare comunque questi punti tecnica. Quindi, per quanto riguarda questa abilità, due colpi perforanti che danneggiano il nemico, tieni premuto triangolo, poi premi triangolo. Perfetto. Incrementa i danni da barcollamento inflitti agli spadaccini con gli attacchi dalla forma della pietra. Mi piace. Ce ne rimangono due. I calci tifone fanno arretrare il nemico ancora di più e infliggono danni da barcollamento aggiuntivi. Fantastico. Incrementa i danni da barcollamento inflitti ai lancieri con gli attacchi della forma del vento. Ok, almeno abbiamo migliorato un pochettino le nostre forme, ragazzi. Per cui adesso non ci resta che parlare con Yuna. E probabilmente adesso arriverà il momento di ultimare il tutto e quindi sferrare una volta per tutte questo attacco. Perché al Khotun Khan. Tesoro, pensi sia facile? Cioè, io non lo so. Ci hai fatto pensare che ti avessero preso. Portare il messaggio non è stato facile. Tuo zio l'ha letto. Ci aiuterà a sconfiggere il Khan. Lo spero. Ma non possiamo aspettare. Il vento si sta alzando. Entro domattina arriverà la tempesta. Le armi sono al sicuro? Potranno causare ingenti danni. Inoltre, dei disertori dell'esercito di tuo zio intendono seguire lo spettro. Siamo pronti.
Di agli altri che attacchiamo all'alba. Spargerò la voce, ma dovresti andare da loro. Vogliono vedere la loro guida. Ok. E qua inizia, ragazzi, appunto, un cielo blu eterno. Quindi, evidentemente, è arrivata la resa dei conti. Quindi possiamo decidere se parlare o meno con i nostri alleati. Io direi di sì, ragazzi, perché no? Quindi entriamo qua. E salve a tutti. Lord Sakai. Cioè, qua c'è Norio perlomeno. Pensavo ci fossero tutti. Ciao, caro. Norio, sapevo ci saresti stato. Dopo tante battaglie insieme non potevo mancare a questa. Domani vendicheremo tuo fratello e i monaci guerrieri del tuo tempio. Io rivoglio il mio paese. Benissimo. Abbiamo parlato con lui, quindi ovviamente ci restano Sensei Ishikawa, Lady Masako e non so se ci faranno parlare anche con Kenji, però dovrebbe essere anche lui qui nei dintorni, quindi entriamo qua. Qui chi Sakai. Abbiamo? Ok, Sensei Ishikawa. Sakai. Sì, sì, caro, sì, sono qua. Sensei, notizie di Tomoe. Ancora. Mentre siamo qui, gli arcieri di Tomoe minacciano tutta l'isola. Porremo fine a tutto ciò, Sensei, promesso. Sì, ok, questo l'abbiamo detto anche l'altra volta, ma adesso dovremmo parlare di cose un attimino più importanti, non credete? Cioè il fatto che stiamo per andare a stringere chiappe al Kotun Khan, Lady Masako, salve. Jin. So che i Sicari sono ancora in libertà, ma dobbiamo partire all'attacco del Khan. Ha ucciso mio marito e impiccato i miei figli. Deve morire. Sarà fatta giustizia. Poi riprenderò la mia caccia. E io sarò al tuo fianco. Riposa un po'. Ci aspetta una lunga giornata. O una giornata breve. Infatti. Bisogna vedere. Non ci resta. Allora, Sensei Ishikawa. Scusa, ci esce di nuovo l'obiettivo. Sakai. Perché... Sì. Il vostro arco sarà prezioso. Ah, Sensei. Ok. Non ho dimenticato Tomoe. Sconfiggeremo il Khan. Le sue frecce saranno come fragili foglie di tè. Vi sono profondamente grato. Non fare il sentimentale, Sakai. Va bene, Sensei. Vi lascio ai preparativi per domani. Ho dedicato la vita a prepararmi. Un giorno in più non è nulla. Adesso sì. Abbiamo parlato di quello che dovevamo fare, effettivamente. Chi manca? Allora, c'è qualcuno, ragazzi, qua dentro con cui non ho ancora parlato, che è proprio Kenji. Avevo ragione. Ah, eccoci qua, mio signore. Sei di buon umore? Certo! Com'è buono il sake bevuto tutto il giorno! Non bere troppo. Non vorrai svegliarti tardi domani. Battute a parte. È una battaglia a cui non posso mancare. Per Taka. Grazie, Kenji. Ok. Ho parlato con tutti, ragazzi, quindi non ci resta che parlare con ognuna. Ne abbiamo passate tante da quando mi salvasti alla spiaggia di Komoda. Eri così pesante che fu un'impresa trascinarti. Ti dovetti spogliare mezzo nudo per arrivare in città. Se sono qui è solo grazie a te, Yuna. È vero. Non posso perderti, Jin. Dopo tutte le difficoltà e tutte le vittime, non posso. Devo fermare il Khan. No, non devi. Potremmo salpare per un posto tranquillo mentre tuo zio combatte da samurai. È questo che vuoi? No. Se io morissi, promettimi di continuare a lottare. Sei proprio un bastardo, Jin Sakai. Dovresti riposare. Ora no. Stiamo insieme ancora un po'.
Ma allora si piacciono! Oddio! Quanto sono dolci! Reciproco, ragazzi. Jean era chiaro. Era chiaro che, insomma, avesse interesse per lei. Ma anche lei interesse per lui. Oh, quanto sono teneri. Porto di Izumi! Ci portano direttamente qui, allora, ragazzi. Abbiamo una possibilità di eliminare il Khan prima che attacchi il Giappone. Kenji, come va con le armi d'assedio? Pronte a far piovere fuoco sulla flotta mongola. Bene. Yuna vi darà il segnale. Quando attaccherete, i mongoli correranno verso di voi, finendo dritti nella nostra imboscata. Gli esplosivi sono pronti e gli arcieri sui tetti. Siamo con te, Sakai. Grazie. Grazie a tutti. Andate. Jin, non c'è traccia di tuo zio. La tempesta non aspetta. E nemmeno noi. Pronta a dare il segnale. Vabbè, mio zio, ragazzi, non era obbligato a venire. Ora! Arrivano i mongoli! Elimineremo chiunque ci intralci! Ok. Prendi posizione al villaggio dei pescatori. Io seguo Yuna. Ehi! Cavolo, oh cavolo. Per i miei figli! Alle spalle, Masako! Non devono attaccarci da dietro! Avanzate verso di loro! Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, 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 aspetta un po', oh, madonna santa. Niente. Sono stata colta completamente alla sprovvista, ragazzi. Non mi aspettavo arrivassero anche da dietro. Stavo guardando avanti, in effetti. Mannaggia, questo è un capo. Ecco perché è così tosto a morire. Maledetto. E capo ucciso. Meno 4 alla forma della luna, ragazzi. Ok. Lancia, lancia, lancia. Whee! Che meraviglia. Aia. Tua ermana. Maledetto. Ok, grossone con scudo, ragazzi. Colpiamo a più non posso. Però stavo per dire non mi farò colpire. Invece wow, che cavolo. Ok, perfetto. Fuori un altro, forza. Perfetto, ho usato la nuova abilità, ragazzi. E via pure te. Sensei Ishikawa, che fai con l'archino? Ti farei ammazzare così. Sconfiggere i rinforzi del Khan. Respingiamoli. Andiamo. Senza pietà. Mamma mia, Lady Masako in prima linea, ragazzi. Cioè, comunque, ci portano così. Cioè, al momento cruciale, così improvvisamente, ragazzi. Sto veramente cadendo dalle nuvole. Non me l'aspettavo così immediata la cosa, in effetti. Forza, forza. Ok, chi manca? Manca tizio qua. Boom, 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 boom. Ok, che facciamo? Continuiamo ad avanzare? Quanta bella gente. Hanno piato fuoco tutti quanti. Mamma mia. Non pensavo fosse così efficace, in effetti. Ah, no, lancetta, lancia, lancia, lancia. Ok. Fuori un altro. Perfetto. Avanti così. Non ti azzardare a toccare Yuna, brutto maledetto. Perfetto. No, 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 voi non toccherete i miei amici. Per la miseria. Ok. Capo, 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 capo. Forza, forza, maledizione. No! Ma che cavolo, per un attimo di disattenzione. E che pizza. Li avevo fatti saltare in aria. Oddio, ho colpito Lady Masako in pieno. Perfetto, cioè... Perfetto per l'esplosione, ovviamente, ragazzi. Non perché ho colpito Lady Masako in pieno. Tan taran taran tan taran tan tan tan. Ok. Qua, ragazzi, arriverà un momento probabilmente che userò la... la forma spettrale, Non me ne sono dimenticata, ragazzi. Maledizione.
Ehi, grossoni. No, mi hanno avvelenato. Ok. Chi manca? Lancia. Ok. Maledetti arcieri di merda. Dove sono? Eccolo là. Ok, perfetto. Colpo di grazia, vai. Provvistine, colpo di grazia, vai. Qua c'è un capo, ragazzi. È lo stesso stronzetto che mi ha ammazzato un attimo fa. Ehi. Forza, ragazzi, diamogli addosso. Perché se no... scusate, aspetta, guarda. Io faccio una cosa bellissima. Faccio così, guarda. Ecco, l'ho mancato alla grandissima. Non ho più dardi. Raga, volevo fare una cosa incredibile. Mi è andata proprio di merda. Quindi, meno 3 per sbloccare la forma della luna. A questo punto, ragazzi, mi chiedo se riuscirò a sbloccarla prima della fine del gioco. Chissà. Allora, raccogliamo frecce. Dopodiché, che altro c'hanno questi? Niente che io possa raccogliere perché ho tutto pieno, insomma. Cunai pieno, freccia pieno. Niente, ragazzi, allora, parliamo con Yuna. E vediamo un po' ha che funzionato. Succede. Il nemico si riorganizza. Non gli lasceremo respiro. Norio guida il resto delle nostre forze sul colle. Lo raggiungeremo e continueremo l'attacco. Ok, ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita. Mi rendo conto che magari il video di oggi forse è durato un pochettino meno rispetto al solito. Però siccome a quanto pare siamo parecchio vicini alla fine, direi di dedicare il prossimo video, ragazzi, a questo finale, a questa parte finale. Perché non so effettivamente quanto manchi. Può essere non manchi molto, ma può essere che manchi ancora un po'. E sinceramente non vorrei interrompere poi, ragazzi, nel bel mezzo magari di cutscene o robe del genere. Quindi direi che questo è il momento ideale per fermarci quest'oggi, quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Probabilmente il prossimo episodio sarà l'ultimo e ragazzi, i dubbi comunque mi attanagliano, perché il messaggio a nostro zio l'abbiamo recapitato, lui lo ha letto. Parlando con gli altri soldati comunque è stato duro nelle sue considerazioni riguardo Jin, quindi io non ho la minima idea di cosa stia provando attualmente Lord Shimura nei nostri confronti, perché sicuramente prova tanto di dispiacere ma anche tanta rabbia per il fatto che Jin abbia intrapreso una strada che lui non gli ha insegnato. Quindi mi chiedo alla fine dei giochi cosa succederà, ragazzi, se davvero riusciremo a sconfiggere, a fermare il Khan. Sono veramente molto molto curiosa di vedere alla fine cosa accadrà. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao.